I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Meraviglioso Mike Francis, Survivor 1984, o se preferite Francesco Puccioni, tra l'altro scomparso nel 2009, il 30 gennaio, quindi tra poco ricorrerà l'anniversario della sua scomparsa. Faceva parte di quel filone di musica anni 80 che veniva da Roma, proprio lui, Ryan Paris, lui. È sotto specie della Italo Disco, c'era appunto proprio questa scuola, la scuola romana, una sorta di folk studio di quegli anni. Meno dance, più pop. Sì. Per noi, ragazzi, è la colonna sonora della nostra adolescenza. Dell'estate, 13 anni, 1984, le radio la suonavano in continuazione, anche perché non avevi modo di o compravi il vinile, o registravi la cassettina dalla Ma secondo me nell'84 ancora non potevi registrare, ancora non c'era il tasto play rec che era collegato alla radio. Secondo me è arrivato un po' dopo. Secondo me c'era nell'84, però dovevi essere bravo a beccare intanto lo speaker che non parlava, perché al tempo eri obbligato a prendere l'intro più di adesso, proprio per sporcare il disco e fare in modo che poi chi ascoltava andasse a comprare. O avevi l'amico che faceva la compilation. Allora il DJ la vendeva per 5.000 lire, non era mai regalata. Io ricordo in quegli anni andava anche un duetto tra lui ed Amy Stewart e non riesco a ricordarmi, datemi una mano, che brano fosse. Quindi Mike Francis e Sam Stewart, 342 000 700, che poi il nostro contatto WhatsApp, che poi è il mezzo per parlare con noi. Buongiorno Veronica. Buongiorno, ma il brano potrebbe essere Friends? Brava, ce l'hai? Sì. Bello. Bellissimo, è vero. Ma che bello. La ricordate? Bellissima. Capolavoro. Che bella. 1985 per l'esattezza. Dai, i numeri li abbiamo dati, sentiamo chi lancia la sigla. Allora, marcia, tavolo 3131. 3 Giorgio, un Gabriele, 3 Furio, no fagioli. A seguire un Previ, 3 Mattei, chiudono con una Veronica. A chiudere per Dolce, 3 Fiumicino, un Bagnino. Avete capito? Sigla! Sì, martedì 24 gennaio 2023, ma che bravi, canta la Patrick. Buongiorno, va tutto bene, va coppia bene, il trio Medusa e il TSE. Motocicletta, riesce a capire, tipo tutto a po', c'è il trio Medusa, quindi you don't stop, canzoni travisate, sembra Ricky Piot, 3 culattoni, una quota rossa, ora senti come suona, comincia la mattina tutti in culo alla balena, come dice Lina, porca puttana, va tutto bene, va gonfia bene, il trio Medusa di Tese. Medusa, ascolto, bentornate da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Dai, che è martedì. Quanto mi piace quando c'è un lessico dedicato a una professione, no? A me piace tantissimo quando senti o quando vedi i programmi che sono dedicati alla cucina, che arriva la comanda, e già questo è un termine molto bello. La brigata. Che così si chiama, diciamo, lo staff che accompagna lo chef, riceve l'ordine e l'ordine è tipo primo, eccetera, eccetera. Mi piace tantissimo un segue, quando dicono il secondo segue, che bello. E chiaramente tutti devono rispondere sì, chef, capito? Sì, chef, sigla. Se no, come hanno fatto? Sigla. Di lavoro si parla. Abbiamo un po' di messaggi che abbiamo recuperato da ieri, perché non si butta via niente. Chiamate Roma è come il maiale, ragazzi. È tutto buono. Erano rimaste fuori un sacco di storie molto belle. Sempre in riferimento al fatto che nel 2022 1.600.000 italiani hanno presentato le dimissioni volontarie per cambiare vita o comunque solo cambiare lavoro. Ok, sentiamo qualche messaggio che era arrivato già ieri. A proposito di mollare tutto, io ho lasciato la grande distribuzione, adesso vivo con l'acquaponica, vivo in mezzo alle carpe koi, alle piante, e coltivo nel modo migliore possibile, rispettando la natura. Grazie. Bravo, però non ho capito come fai a rispettare la natura con l'acqua tonica. No, cioè, l'acquaponica. Scusa, ho capito l'acqua tonica. Che poi ci metti le carpe dentro l'acqua tonica, no, poverino. Col gin. È come la mia amica che voleva mangiare del riso basmatico. Che è un riso basmatico, ma più aromatico. È più probabile. Sì. Ancora. Buongiorno Zozzoni. Buongiorno. Io ho fatto la combo. Cioè? Lavoro. Lascio il lavoro per un altro lavoro. Sì, okay, sì. Il giorno in cui lascio il primo lavoro per il secondo lavoro, ero a fare un pranzo con i colleghi
ubriaco lercio, eccola, ricevo una chiamata per fare un colloquio e alla fine vado a fare il colloquio, il miglior colloquio della mia vita, quindi lascio il secondo lavoro prima di iniziare il secondo lavoro per il terzo lavoro che attualmente faccio. Ciao Zozzoni. E non ci hai detto cosa fai? Cosa fai? Da ubriaco, dire, cosa, chissà che cosa hai accettato. È diventato socio di un ciringhito. No. Non fare illazioni, dai, non se ne merita. We were good, we were cold. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Miley Cyrus, Flowers, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, come ogni mattina tra le 700 e le 900, questa dei fiori è un'altra cosa che uno si propone sempre quando è al ticcio. Però devo dire che per esempio la cosa dei tulipani, no? Adesso spesso c'è questa iniziativa che tu puoi andare lì, raccogliere i tulipani, poi alla fine li tagli e li paghi, no? Per esempio c'è qui, l'ho visto anche a Roma, lo fanno, credo sia partito da Milano, cioè la primissima giornata dedicata al tulipano. Giornata che abbiamo scoperto essere poi una giornata nazionale in Olanda. In Olanda, ed è il terzo sabato, non la terza domenica come ha detto un ascoltatore, ma è il terzo sabato di gennaio. E quindi ci siamo. E quindi è già passato. Il momento dei tulipani è questo, ragazzi. Sì, questo è il momento dei tulipani. Alla domanda, Veronica, abbiamo qualche messaggio? Ha detto tantissimi. Sentiamoli. Dopo 8 anni di partita IVA come grafica, di lavoro in casa, ero ormai la regina della tuta e del calzino sopra la tuta, adesso faccio la grafica in una ditta di moda. Non vi dico mio marito che contento che è che mi debba vestire da ufficio, a volte pure il tacco. Urca! Beh, contento il marito, ma sarei contento anche tu, suppongo. Ma stava così bene con la tutona. Ma sì. Così in ciabatte. Alle sfilate si è visto di peggio. Abbiamo fatto di peggio, Mario. Abbiamo fatto di peggio. Ma niente. Gli stilisti ci propongono il loro outfit di quando lavorano da casa. Così voglio vedere un sacco se a casa di... stanno il tacco. I signori stilisti. Ancora. Ciao Zozzoni, ciao. Io sono pienamente d'accordo con Cristian, parto come ragioniere, ho venduto vino per telefono, ho fatto le buste paghe, ho fatto logistica, sono stato operaio in Ferrero, ho fatto il venditore nei negozi, sono tornato a fare le buste paghe, adesso sto cambiando lavoro, ho fatto il controllore degli autobus e adesso li andrò a guidare gli autobus, no. E non so ancora se mi fermerò, comunque ammazza. Se si ha voglia di lavorare il lavoro si trova, basta bravo. La voglia. Bravo, l'unico problema secondo me è l'addetto all'Inps per la tua pensione che diventa pazzo nel raccogliere i contributi e non ci crede. Facciamo un controllo a questa persona. Chiaramente era un messaggio arrivato ieri in relazione alla telefonata di Cristian, che se non avete sentito recuperate sul podcast perché era bellissima. Buongiorno Cristina da Vicenza, anche se sei Ligure. Buongiorno. Ligure di dove, Cristina? Celle Ligure. Uno dei borghi più belli d'Italia, da poco. Da poco. Lo è sempre stato. Ma quindi. È certificato, ma lo è sempre stato, uno dei borghi più belli d'Italia. E che lavoro fai adesso? Adesso sono a Vicenza, sto facendo l'impiegata in un negozio di forniture industriali. Ok. Ma la cosa che ti ha stravolto e che ti ha fatto cambiare vita, cosa è stata? Allora, Astra. 1996. Aspetta, quindi, ma parli della rivista? Della rivista? La rivista mensile, no? Sì. Comprata, c'era scritto Acquario, travolgerete la vostra vita. Io all'epoca ero fidanzata, non avevo ancora il lavoro, ero tranquillissima proprio. Sì? Ho lasciato il fidanzato, ho conosciuto mio marito, me lo sono sposato nello stesso anno, quindi 6 mesi. Ho iniziato un nuovo lavoro e ho fatto il trasloco 2 volte. Ma è stata una coincidenza? Hai seguito le indicazioni di Astra? Allora, perdonaci. Infatti non capiamo esattamente. No, è successo tutto così, ma era un disastro. Veramente, non ci credevo io. Poi è cominciato a succedere il tutto. Ho detto, Madonna, santa. Sì, vabbè, non ma lo compro più, non lo voglio sapere. In effetti, comprandolo più, non sa più che l'anno dopo diceva la stessa cosa. Invece è andata in questo caso, coincidenze, credo proprio. Sì, per carità, spero coincidenze. Però la cosa ti ha resa felice oppure no? Cioè, anche io ho dovuto cambiare un po' di lavori dopo, perché mio marito lavora come direttore nei supermercati, ipermercati, e quindi ha cominciato a trasferirsi anche lui, e quindi ho cambiato tipo 7-8 volte lavoro. Però sono d'accordo con chi dice che chi vuole lavorare il lavoro lo trova.
Sì, poi non è detto che trovi il lavoro perfetto. Che vuoi, per esattamente. Però, comunque, ah, no, certo, ho fatto di tutto, però vabbè. Qual è la cosa più strana che hai fatto, Cristina? Il lavoro più strano in assoluto? Beh, sono andata a lavorare per un'assicurazione che era già abbastanza strana di suo, infatti l'ho mollata dopo pochi mesi perché facevano delle cose un po' strambe. Ah, quindi non erano strani, diciamo, erano strani come azienda, non fare l'assicurazione. Esatto. Ecco, diciamo, ma non sto facendo l'assicuratrice. Almeno per me, mai. Esatto. E la cosa che, cioè, è come veniva la proposta. Guardi che deve stare molto attento perché gli incidenti capitano. No, ma sono quelle cose che vendi che magari hanno un'assicurazione che l'indomani se muoiono gli danno 50.000 euro tipo, no? Beh, e quindi vai a si chiama truffa, cosa, sì, sì, la fai passare come meravigliosa, certo. E certo, che se muoiono lì domani non gli danno niente. No, e io non ci riuscivo. Hai fatto benissimo, a mollare. Sono scappata. Hai fatto strabene. Questa però è la dimostrazione ennesima che se vuoi puoi. Senti Cristina, sì, abbiamo cercato un disco dedicato al segno dell'acquario. C'era Aquarius, però è straniera. E noi a quest'ora invece piace cantare. Se sei d'accordo, mettiamo Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, 1978. Dai, ce la cantiamo a squarciagola. Ciao Cristina, buon martedì. Ciao, ciao. Buona giornata, ciao. Ti ricordi quella strada? Radio DJ, la trovi anche in podcast. Abbiamo fatto il parallelo, neanche a farla apposta, tra la scuola romana della Italo Disco, l'abbiamo definita un po' il folk studio di quegli anni. Nel 1978 c'era realmente il folk studio di Venditti, De Gregori e tanti altri, e questo è uno dei suoi dischi più riusciti. Sì, beh, il capolavoro, capolavoro. Lui non ha mai e non lo farà mai spiegato di chi parla, perché potrebbe essere anche se stesso. Sapete che Venditti è nato l'8 marzo. È vero, però la cosa che noi sappiamo invece è in Amici Mai chi è quel lui lì. Noi lo sappiamo. Avete capito chi è quel lui lì? Sì, lo sì, lo so. Questa sera non stare con lui. Con lui. È uno dei nostri più chiari amici, ma non possiamo dirvelo. Allora, un messaggio e poi andiamo in pubblicità. Vai Veronica. Ma che ciringhito, il vero sogno è l'azienda agricola. Ah, si farà sicuramente. Oggi sì. No. Oggi. Domani forse, ma dopo domani sicuramente. Sì. Guarda, un attimo, ma poi è facile, cioè non c'hai mica orari. No. Viene il contadino, cerca moglie. un'ora. Vieni a vedere la vita dei contadini veri, un'ora. Fermi lì, torniamo subito. You are listening to Treo Medusa on Radio DJ. Quanto è bello quando la musica segue, addirittura prevede quello di cui vogliamo parlare. Sono le 739, questo è Radio DJ, chiamate Roma, 3131 con il trio Medusa. Ma questo è tutto merito di Fra Quarna. Certo. E uso il termine Fra Quarna non a caso. Ci arriviamo. Perché Big Mountain? Perché l'Italia è stretta dalla morsa polare. Permettetemi di dire una cosa. Ma dov'è questo riscaldamento globale? Dov'è? Dai che giovedì arriva Mario, glielo diciamo in faccia così. Ma un cazzo di freddo! Oh, avete sentito? Temperatura anche 10 gradi sotto la media stagionale. Ma siamo male. Allora non era. Il problema è che qualcuno, anche diciamo delle alte sfere politiche, lo ha scritto davvero. Ha scritto: a Ragusa, ragazzi, si sono toccati 3 gradi. Ma dov'è il riscaldamento globale? Qualcuno ha cercato di fargli notare che tanto normale non è e che qui quindi è un'ennesima prova questa. No, perché c'è il problema inverso, adesso ghiacceremo tutti. No, ma non è così. C'è un raffreddamento globale. Riscaldamento globale non è, significa che andiamo tutti a fuoco. Primo. Secondo, bisogna fare la media. A Ragusa fino a 3 giorni fa c'erano 23 gradi. Sarà normale? Poi una volta facciamo, spieghiamo alla persona in oggetto la differenza tra meteo e clima. Anzi, ci pensa Mario Tozzi se vuole. No, dicevamo, vabbè, comunque ieri in treno notavo fuori dal finestrino tutto bianco, ragazzi. Praticamente da Milano a Roma tutto bianco. Anche in zona effettivamente sì, dove anche neve, intorno a Roma dove sì, la sì. Neve non è che arriva, è molto bello vedere quando la neve arriva in alcuni posti e viene accolta vabbè dai bambini con grande gioia. E leggevo che a Norcia ha nevicato talmente tanto che i bambini sparivano nella neve, cioè, le scuole sono chiuse perché sennò te li perdi, sì. Ma non, hai visto, non trovano più le macchine ormai, cumulo è la mia macchina. Attenzione alla guida, ragazzi, alla guida. Ringrazio il nostro agente Umberto Chiaramonte per avermi portato in moto ieri in giro a Milano mentre nevicava ghiaccio. Mi ha visto Nino e mi ha detto:
ma dove cazzo vai? Sei un terrone. Lo so, ma questo. Come fai a guidare con la neve? Ora, a Roma, sai che ci fermiamo già con due fiocchi? Lui guida la moto sulla neve? Ieri il tassista ha detto: no, speriamo non nevichi, che a Milano con la neve è un casino. Ah, sì. Con la neve? A Milano. Aspetta, che Roma uno faccia e ciù. Però bellissime le immagini che riempiono poi, come dire, i TG, tutti. I siti di formazione. La più bella è quella dei frati di Assisi che giocano a palle di neve. Ma a proposito di Big Mountain e di frati, metti una base, Patrizio, ce l'hai una base, diciamo, un po' paurosa? Perché? Perché ieri c'era un'altra notizia. Altro che frati che si tirano le palle. Devo dirlo, ringrazio il mio amico Lorenzo che solitamente mi manda una pletora di cagate micidiali, per cui questa che mi ha particolarmente interessato e che vi ho girato. Allora, è diventato viralissimo. Un sacerdote del Michigan che si chiama Gerald Johnson, che ha raccontato appunto di essere sceso all'inferno. Quindi è Don Johnson. Miami Vice, credo. È lui. Addirittura lui ha aggiunto Elton Johnson. E ha un fratello, e sono Johnson e Johnson. Cosa è successo? Nel 2016 lui ha avuto un infarto di cuore. Certo. E per fortuna si è risolto. Ma dice che per un attimo la sua anima si è staccata dal corpo e non è andata in paradiso dove lui credeva di dover andare in quanto sacerdote, ma è andata all'inferno. Non facciamoci domande sul perché. Ma però fino a qua forse è coerente. Fino a perché? Che hai fatto? Fatti due domande. No, arrivato all'inferno, oltre a scene apocalittiche incredibili, ha visto dei diavoli che cantavano Umbrella di Rihanna. Ma no, ma perché i diavoli cantavano Inge Pierre? Come la cantavano? Cori satanici che cantavano questa. Non la cover, ma una cover diabolica di Rihanna. Una cover diabolica. Ok, quindi fatta male. Fatta cazzo. Allora, noi eravamo abituati a pensare che all'interno dei testi di alcuni cita qualche cantante Per esempio i Led Zeppelin, Star Wars to Heaven, si diceva che ascoltandola al contrario si sentiva un messaggio. Marilyn Manson. Robert Johnson, grande bluesman che ha fatto il patto col diavolo. Robert Johnson. Su Sgt. Pepper scompare nella copertina c'è Aleister Crowley che è stato satanista e occultista di cui i Led Zeppelin sono stati grandi collezionisti. Addirittura Robert Plant ha comprato la dimora di Crowley. Black Sabbath, il loro logo iniziale era un diavolo. Onestamente, Rihanna, anche a questo candore, no? Sì. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Gianni, fatti andare dalla mamma, io esalto il male. Fatti andare dalla mamma a prendere il latte. E che cos'è il latte? È mica il latte più. È il peccato originale. Andavo a 100 all'ora per baciare la bambina. Per andare a mordere i pipistrelli. Chi c'è di satanista italiano? Nessuno. L'Italia ha preso poco. Non ce li abbiamo. Forse i goblin con profondo rosso. Ragazzi, ce l'abbiamo il satanista. È Richard Benson. Richard Benson era un grande rappresentante. Ora, se qualcuno di voi riesce a sentire all'interno di questa canzone il diavolo, ce lo segnali 342 00 00 700. Dai che piove, apriamo un umbrella, vai Rihanna. You have my heart and we'll never be worlds apart. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 748, Rihanna con Umbrella. Sembra che appunto questo prete che ha visitato il... Poi tra l'altro effettivamente è abbastanza bizzarro. È un prete sincero, che ha confessato tutto quello che ha fatto e quindi è finito all'inferno. Guarda, ti faccio una cucciolona fuori tempo massimo. La sai, Veronica, quella del tipo che va dall'indovino? Perché un po' diciamo la storia... Purtroppo no. Quello che va dall'indovino, bussa. Sì. E da dentro si sente chi è? E lui fa... Cominciamo bene. Sono grande cavallo di battaglia. Però comunque effettivamente è un prete che visita l'inferno e che cosa vede? I diavoli, forconi, gente che canta Rihanna. Ma male. Umbrella proprio, umbrella, attenzione. Umbrella di Rihanna. Quindi è il disco satanico per eccellenza. Ma non per anni abbiamo pensato ad altri, no, è Rihanna. Io effettivamente, come tanti fanno notare, se tu guardi Rihanna pensi ad altro, no? Pecchi, sicuramente pecchi. Di pensiero.
volentieri parole opere o omissioni. Sentite qui al 342 00 00 700, però in tantissimi sentono il diavolo. Ho visto tutto, sta dicendo cose satanie. Citazione Maccio Capatonda. Sì, infatti, cose sì. Satanie. Sta le satanie. Sta dicendo cose satanie. Ancora. Che fate? Che fate, Rihanna, l'ombrello? Il diavolo! No, l'ombrello. Li stiamo perdendo, ci stiamo facendo propaganda aiuto, noi qua. Aiuto, aiuto, aiuto. Io, Umbrella, ecco dov'è la citazione. Quindi hell, in realtà inferno. Quindi c'ha un senso questa cosa. Ma siamo sicuri di quello che stiamo andando in onda? E altre considerazioni. Ma come non c'abbiamo un diavolo? Che c'è un diavolo in me? Quindi il satanista italiano è Zucchero, questo nome però Zucchero. Metafora, colesterolo, non è che sei trigliceridi posseduto effettivamente, è una metafora, ancora vai. Siete dimenticati le last ketchup con Asereye. Ma che cazzo? Ma qualcuno aveva detto che era un inno satanico. Ma dove inno satanico? Inno satanico di cosa? Lo trovi dove meno te l'aspetti. No, tu ascoltala al contrario. Sì, prova. Dice mostarda. Mostarda. Cioè, ma dai, va a cagare te e le la schiaccia. Dai, ancora, vai. Ma scusate, Litfiba. Giro di notte con le anime spente. Vabbè, ma che c'è? No, non è un parla d'altro, non è satanismo. Ma non è il satanismo dovrebbe essere inneggiare al diavolo, no? Voglio dire, almeno dichiarato. Poi la stella ci segnala, qua dipende un po' più da te, da Don Fabio Delirix, non erano le anime perse? Ora, subito, adesso. Verificare. Notaio, dov'è notaio? Quando serve? Ecco, stavo dormendo. Eccomo qua, so Pasquale Romano. Perché mi state cagando cazzo? No, allora, la canzone è il diablo, quindi volendo, no? Ecco. Infatti è l'anime persa, non è l'anime spenta. Non sapete veramente un cazzo. Ma guarda, ci vediamo la 7.51. Vabbè, notaio, però. Affangulo pure tu. Tutto vero. 7.51, vai, Shade! Mi sento un coglione se canto, lo sai. Ma se vuoi le note, fanculo le avrai. Pendolari, dicevamo Shade alle 7.53 su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Shade incontrato a proposito di pendolari alla stazione. Vedi, tutto torna, incredibile. Ieri? Sabato a Milano. Vedi. 342 00 00 700. Tanti messaggi su chi potrebbero essere i satanisti italiani. Sentite qui. Ragazzi, Bruno Lauzi. No. Lauzi. Ma cosa? Ciao Matteo da Padova. Ma che ne sai? No, la tartaruga. Ma spiegaci, non è che puoi lanciare delle accuse così pesanti. E poi in effetti ci sarebbe un caso eclatante. Ragazzi, vogliamo parlare di Orietta Berti finché la barca va? È logicamente un inno a Caronte, no? Questa è più difficile da difendere. Anche perché lasciala andare, cioè non è che puoi interrompere il viaggio di Caronte. Caron demonio con occhi di bragia, loro accennando tutti li raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Ma forse ho sbagliato qualcosa. Muovi il massimo. Da Adamo, cosa ho sbagliato, Patrizio? Lo vediamo, andiamo in pubblicità e poi lo vediamo. Dai, interrompi Dante! Interrompi Caronte! Ma chi è Dante? Davanti la pubblicità! E allora interrompi Dante! You be recrawled, sei stato ricrollato, ricordiamo, è un fenomeno di cui parlammo al programma. Quanto eravamo, mamma mia, si pop-up. Parli di pop-up. Quante cose sono uscite da lì. Su DJ TV. Il programma dentro lo studio pechegno, pure esatto, quello. Pechegno, lo studio piccolino. No, in realtà è un fenomeno, tu cercavi, soprattutto su YouTube, sì. Quei video sporcaccioni che guarda il Previ. E ti attiravano i titoli. Esatto. C'erano i titoli che clickbait. Quindi quel maialone porcone maledetto del
premi, guarda, io... e tu cerchi, attimo, cerchi quella cosa lì, ci clicchi sopra e che appare ricasta e cata, perché quel maiallo è del porno, sempre lì. Parlammo con il porno moralizzatore, che uno che usava la stessa tecnica, era un ragazzo romano che è rimasto, purtroppo non è diventato famoso, no, perché forse facendo solo quello, però lui ti metteva le donnine succinte e poi all'improvviso però ci teneva con la sciarpa della Roma, ci teneva a fare, era in anonimato perché aveva un lavoro rispettabile. Una volta parleremo di coloro che sono diventati molto famosi magari per un video che è diventato virale e poi non hanno fatto altro, cioè, ragazzi, sono veramente euforico, ma lui è famoso, mi ricordo, non fate gli spiritosi su Pop-Up, che tra gli ospiti al tempo sconosciuti vennero The Jackal. È vero, eravamo bravi al tempo. Che fiuto che avevamo, che fiuto, sì. Concludiamo la pagina satanisti italiani, la storia del prete che va all'inferno e vede i diavoli cantare Umbrella, ci ha appassionato. Ieri il prete voleva che venissimo qui alle 7:10, dice, ragazzi, ma la puntata è fatta. Cioè, voleva vestire da diavoli, tra l'altro, così ha potuto guardare tutti i video porno la notte, certo. Chiaramente è per quello il computer del prete è inchiodato, ma non per quello, no, al 342 00 00 700, che è il numero di WhatsApp col quale potete comunicare con noi, ci scrivono: ragazzi, Mammastrota che vende le pentole senza coperchi del diavolo, quindi lui è un bastione contro il diavolo, perché li vende senza coperchi. Coperchi, perché il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, quindi bravo Mastrota, certo. Ci difende dal diavolo, difende dal questo diavolo, esatto. È il sillogismo, vogliamo giusto? Sentirlo, ma guarda che Giorgio è sempre pronto, lo salutiamo e lo abbracciamo, dai, basta, parliamo di altro, per esempio, appunto, il lavoro che ha fatto Mastrota, tutti a dire lo potevo fare io, no. Lavoro è complicato e soprattutto devi avere un'attitudine. Per esempio, abbiamo messo Antonello Venditti in apertura. L'intervento potrebbe avere questa sigla: la matematica non sarà mai il mio mestiere. No, ragazzi, la matematica non è il mestiere di tanti. Mancano professori di matematica in Italia. Sì, ragazzi. Scuole a secco di professori, manca un po' la vocazione e soprattutto manca un metodo didattico per insegnare ai ragazzi la matematica e interessarli. Effettivamente, si dice che è da 20 anni che non esiste un percorso di formazione di scuola secondaria e questo determina l'abbassamento del livello dell'insegnamento. Insegnamento della matematica, ci vuole un metodo per interessare i ragazzi alla matematica. Allora, per fargliela capire. Facciamo un attimo un raffronto con un'altra generazione. Patrizio, Veronica, voi che siete molto più giovani di voi, la matematica come vi insegnate? Cioè, vi veniva insegnata come noi con gessette e lavagna o c'erano altri metodi didattici? Io insiemistica, vi ricordo. Esatto. Io sono nella fase dei primi computer. Addirittura? Sì. Quindi computer a scuola. Veronica? No, molto classico. Classico. Sì. Frontale proprio, professore che scrive la formula. Devi imparare, esatto. Il problema che ho avuto con l'ultimissima generazione, Michele, la differenza fra pari e dispari e ancora secondo me non è chiara, La differenza tra pari e dispari è stata dura. No, poi ci sono quei professori che effettivamente, ma non solo in matematica, hanno dei metodi didattici molto interessanti, magari questo potete segnalarci, certo. Io ricordo il professore all'università che, appunto, per spiegare una figura in economia, metteva in scena il mercante di Venezia dando dei ruoli, praticamente sceglieva sempre le ragazze più carine, infatti il professore poi è stato accusato di altro, però era un metodo interessante. Io me lo ricordo ancora, per dire, cioè, quando poi ti danno la possibilità, per esempio la professoressa di biologia al liceo ci fece educazione sessuale, che per l'epoca era qualcosa facendoci vedere un filmino svedese sulla riproduzione di Ericsson. Io pensavo che fosse l'allenatore della Lazio, invece no. A proposito di filmini così, base tensiva, forse questa notizia fa venire meno la regola 34 di internet. Qual è la regola 34? La regola 34, Giorgio, se c'è un argomento che ti viene in mente lo trovi anche in versione porno. E probabilmente la matematica non c'è. Se no i ragazzi la imparerebbero. Aspetta che Veronica ha alzato il ditino. Perché mi sono ricordata la mia professoressa di storia dell'arte, per farci ricordare nomi di scultori, artisti, ci dava tutti dei giochi di parole, forse ve l'avevo già raccontato. C'era il trio Prassi, Telescopas e Lisippo, che era la Prassi di Scoparelli. Lei ci dava questi giochi di parole. È comodo, io ancora adesso però ricordo i tre scultori. Per farvi capire, adesso mio figlio l'altro ieri guardava Blade Runner e dico: amore, ma basta, dice, no papà, me l'hanno dato come compito. Quindi pure bello vedere attraverso il cinema, certo. Adesso non so questo fosse il compito. Io avevo una professoressa d'arte che ci insegnava le proiezioni ortogonali, il disegno ortogonale, ruotando.
cioè in casa. Io sono un politico. Poi un robottino. E invece su quello che riguarda la notizia, perché mancano i professori? Perché i ragazzi si laureano in altro. Si laureano in altro e le discipline STEM in Italia non sono seguitissime. Traduci STEM. Che cos'è? Matematica, scienza, tecnologia, matematica ed educazione fisica. No, non credo. No, quelle ci sono. No. Educazione, educazione fisica ancora. Credo che non ci sia la carenza di educazione. Ragazzi, dovrebbe essere scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Perché engineering. C'era anche la storia appunto del neolaureato, appena laureato, subito mandato a insegnare. Sì. Anche quello, giro di interno di gente che aveva insegnanti giovanissimi. Io supplente giovanissimo. Io ero professoressa 24enne. Io pure. 18 anni. Supplente, ragazzi, però sembrava più piccola di noi. Quinto. Membro interno, l'ho già raccontato, sì. Membro interno della commissione d'esame per l'esame di maturità. Eppure lì 23-24 anni. Matematica, guarda caso. A me, io sono andato a vedere il concerto di... Chi era? Aspetta. Terenzo Trandalli, con la prof di matematica. Basta con questo aneddoto. Ma voi gli date questa connotazione? Lui voleva condividere la passione per la musica. Certo. Andate a cagare, anzi andate a cagare, va meglio. Love is just a history that they may prove and when you're gone. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, Gold, Japan, Maria, Dutzer. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Di Gaga alle 819 su Radio DJ, chiamate Roma 3131 martedì 24 gennaio 2023 e al 342 00 00 700, tanti messaggi dedicati al mondo, diciamo, dell'insegnamento, misti sia sul metodo di insegnamento che su insegnanti particolarmente giovani, perché è vista la lacuna, la latitanza, come escono li prendono, come escono, esatto, via, vai a insegnare da me, effettivamente mancano. Erano più i supplenti, cioè era supplenti, difficile però supplenti. Se ci pensi, già ai nostri tempi i professori più giovani erano quelli di matematica.
matematica. Sì, sì, no, è quelli che entravano. Mia mamma, professoressa di matematica, ha cominciato a insegnare a 24 anni, già ai suoi tempi. Certo. Insomma, la mia a 18. A 18 tua mamma? Sì, sì, perché era una scuola privata, però. Ah, certo, certo, giusto. Sentiamo qualche messaggio giunto al 342 00 00 700. Una mia cliente di 25 anni si è laureata in matematica ed è andata a insegnare subito matematica nel liceo dove studiava. Quindi, ah no, non ha incontrato però, beh, sicuramente ha incontrato ex professori. Sì, sicuramente i professori che c'erano in qualche ripetente di quelli rock and roll, quelli 5 anni bocciati, ci si può arrivare un po' troppo, dire. Parli del mitico Ciccio del Cavour, 34 anni la maturità, sì. 34 anni, ok, ancora. In quarta superiore, alla terza bocciatura, il mio professore di sistemi d'automazione industriale era un mio compagno di squadra di calcio. Non ci credo. Non ci credo. Come fosse? Fuori quota, metti uno che era 30 anni. Ci sta. Ma era fuori quota a scuola o nella, squadra di calcio? No, no, era fuori quota da lui, non il professore. Il professore era giusto. Ah, era giusto. Ancora, vai. Ciao, trio. Ciao. Prima media, quindi è il 2006. La prof di italiano, siccome eravamo una classe di disagiati, per insegnarci le poesie a rima ce la faceva, sì, con i testi di Fabri Fibra. Ciao Ale da Mozzate. Bella, bella idea, bella. Però, bello, cioè, effettivamente con i testi di Fabri, una bellissima idea. Nicola da Novara, buongiorno Nicola. Buongiorno trio. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno professore. Quanti anni ha professore? Adesso 34. 34. E comunque rispetto a noi siamo un pischello. Hai iniziato a insegnare a che età, Nicola? Ma abbastanza tardi, ne avevo 28. 28? Beh, insomma, no, è tardissimo. E che cosa insegni? Educazione fisica. Educazione fisica. La materia più bella del mondo. Siamo d'accordo. Ma, siamo la preferita, dal 98% dei nostri ascoltatori. Io ricordo che il sabato avevo 2 ore d'arte e 2 ore di educazione fisica. Ah, tutti amavano l'educazione fisica. Sì. Occhio, voi l'avete fatta così. Io ricordo sempre il professor Oddo del liceo Malpighi che rimandava. Cioè, tu a fine anno comunque un minimo di piegamenti. Nicola, cose hai messo qualche insufficienza? È capitato, ma poi alla fine dell'anno non le abbiamo portate dietro. No, le abbiamo sempre recuperate in corso d'opera. Però il motivo per il quale la stella ti ha chiamato è perché hai mandato un messaggio bellissimo. Che cos'è successo? Forse all'inizio, immagino, della tua carriera. Sì, erano quasi 3 anni fa circa. Insegnavo in un istituto tecnico economico, no? Quello il vecchio, diciamo, segretario d'azienda, per intenderci. E in pratica c'erano questi 3 ragazzi, c'era stato un caso in questa classe di furto di soldi, erano spariti dei 20 euro, delle robe così, e la dirigente convoca i sospettati per interrogarli letteralmente, sì, no? Ammazza. E allora li accompagno e allora chiede il primo: ah, tu sei Mario Rossi, io Giuseppe Verdi, io Franco Bianchi, e mi guarda e mi fa: e tu chi sei? Se no io veramente dirigente sarei il docente che li accompagna. Mi guarda e fa: scusami, ti avevo scambiato per uno di loro. Beh, è un complimento. Sì, ma come rivestito? In tuta. Chiaro, certo, tuta d'ordinanza. Io a quel punto, Nicola, avrei fatto lo spedito e avrei detto: e comunque ecco i 20 euro, dai, basta, risolviamola così. È andata così. Sarebbe stata la grande gag. Certo. Che scuola, come si chiama la tua scuola, Nicola? Così facciamo un saluto qui sulla radio. Quella era l'Istituto Tecnico Mossotti di Novara. E adesso invece dove insegni? Quest'anno sono alla scuola elementare Bellini. Vincenzo Bellini, anche lì. Io pure ho fatto l'elementare alla Vincenzo Bellini, ma di Roma. Grazie Nicola, un abbraccio. Mettiamo grazie una canzone del tuo collega più famoso che fa il cantante. Credo che sia più famoso. Beh, tra gli italiani, sicuramente. Il professore è lui. Se dici il professore. Il professore dici Roberto Vecchioni. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Fiumi poi, lampi poi, l'albera viola, bianche le torri che infine tocco. C'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chino. Bravo! Bravo!
bravissimo. Bravo, accidenti. Non sento parole, ma però, bravo. E giustamente la stella dice questo pezzo ha ancora un gran tiro. Di che anno è? 1977. Sì, 77. Dall'omonimo album. Dall'omonimo album Samarcanda, poi bellissima la storia, abbiamo parlato, abbiamo ironizzato sui satanisti, questo soldato che cerca di scappare dalla morte a cavallo, arriva a Samarcanda e la nera signora, la morte lo attende lì. E Veronica, colpo di scena, Vecchione era tuo professore. Mio professore all'università di Pavia. Ma che bello. C'era che un corso di storia unito al cinema, quindi era molto molto interessante, molto piacevole. E giustamente la stella ci ricorda anche il scomparso Alex Baroni, che insegnava chimica giovanissimo. Chimica, pensa che roba. Buongiorno Enrico. Enrico, professore. Buongiorno Enrico. Allora, il nostro bagnino meteorologo pronto a dirci come sarà il tempo in Italia. Prima però, ma il video che hai pubblicato ieri della tartaruga sì. È recente o è vecchio? No, è proprio di ieri. Io sono andato giù, appunto, ho visto questa tartaruga che andava verso il mare, quindi l'ho filmato, l'ho messo sul mio Instagram. Poi però molti mi hanno scritto, ma è una tartaruga di terra. E quindi non lo so, ho paura. rischio di aver filmato un dramma, in realtà. Di filmare una cosa bella. Ma no, verso il mare, no. Ma tantissimi mi hanno scritto: ma sei matto, quella di terra, salvala. E io ormai purtroppo. Questo a dimostrazione che te, i piedi in acqua, ce li metti mai. Ma le tartarughe di più, quelle di mare hanno una specie di pinne. In effetti, riguardando, potrebbe essere. Perché di solito sull'Adriatico ci sono le tartarughe, ci sono le famose caretta. Esatto, e in effetti non mi sembra. Avevi gli artigli, le unghie, no? Tartarughicida sei. Tartarughicida. Infatti, senti, veramente un dramma. Sì. Enrico, tempo brutto, non ci ricordiamo come si chiama questa perturbazione. Aspetta, sì, dici. Attola! Sì? Certo. Come? Attola! Attola! Che sei sorto come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia, I come ira del Dio, L come lato di sangue, e A come adesso venga ti spaccio le corde. Mettete nome più azzeccato per questa perturbazione poteva essere. Ammazza, qui è questa, sì. C'è questo diciamo vortice depressionario che vaga intorno all'Italia. Oggi lo troviamo un po' più spostato sul Mediterraneo occidentale, per cui ci dà un po' di tregua. Ecco, al nord, per esempio, al mattino troviamo qualche pioggia sul Piemonte occidentale, nel pomeriggio qualche pioggia fra Basso Veneto, Bassa Lombardia ed Emilia, però poca roba. Ecco, al centro nubi sparse, nelle prossime ore un po' di piogge potremo trovarle sulle regioni adriatiche, mentre al sud qui prevale il sole. Al contrario, però, invece su Sardegna e Sicilia occidentale le piogge le potremo avere perché sono abbastanza vicine questa bassa pressione. Temperature oggi aumentano un pochino le massime, soprattutto perché ci sono dei venti meridionali, però non è finita perché il nostro amico vortice Attila, il vortice Attila, depressionario, che oggi appunto si è allontanato, tornerà ad avvicinarsi poi nei prossimi giorni all'Italia e il maltempo nei prossimi giorni colpirà soprattutto sud e medio adriatico, però il freddo arriverà un po' su tutta l'Italia, tornerà un po' di freddo. Ma 10 giorni ce l'avevi detto. 10 giorni, giusto? Allora, sì, bisogna soffrire ancora. Scusa Enrico, la stella ci segnala che la Fondazione Cetacea ha scritto che confermano essere una tartaruga d'acqua dolce. Stanno arrivando molte segnalazioni di queste tartarughe sulla spiaggia, perché probabilmente vengono giù dai fiumi. Perché aveva comunque l'istinto di andare verso l'acqua. Allora sì, non bambini, era però bambini sta benissimo, bambini sta benissimo. Allora, fermo Enrico. Sì. Fermo. Com'è il tempo? Fermo. Fermo e nuvoloso. Nuvoloso e basta. Nuvoloso e basta. Ok. 342-00-00-700. Ieri hai perso. Amici di Fermo, se c'è anche una goccia sola. Cioè, intanto mi hanno detto che io ho detto che nevicava a ghiaccio. Hanno detto, guarda, che nevischio, ghiaccio. Guarda, che io non l'ho mai visto. Ghiaccio. Noi siamo romani, ricordiamo, come vedete, neanche questa volta avremo la neve su Roma. Che peccato. Funziona tutto. E con le catene nuove che ho comprato, che ci faccio? Enrico, grazie. A domani. Ciao. Triomedusassa, la mattina che vorrei. Ogni giorno, solo su Radio DJ. Grande Arabe De Palo. Tu diretto. De Palo con la flacca. Uguale, ma non è mai stata travisata questa canzone? Mi sembra impossibile.
No, credo di sì, credo di credo sì. Credo di sì, però, credo di sì, però tanto, i primi tanto, tempi, primi ragazzi. Tempi. È la flacca, non lo so. Però secondo me un Jarabe de Palo è stato travisato, ma non questa. Non questa, non è. Ma come avrete intuito, visto che ieri c'è stata la mitica rubrica Fuori Faso, le travisate sono traslate ad oggi di Fuori martedì. Fuori Faso è l'unica cosa che può sostituire. È vero, Fuori Faso può fare qualsiasi cosa. Neanche una lamentela. È vero. È da ieri che cerco il miele da caccia io. Da caccia. Ma non lo trovo sto cazzo. Non si trova. Da caccia. Allora, travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it, mi raccomando, nell'oggetto travisate e zozzette di TikTok a piovere, così come sotto l'ombrella di Rihanna per concludere tutta la quella puntata. Vai, prego. Andrea Marmiroli, Outcast e IA. Questa travisata salva nel salvadanaio. Guaio nel salvadanaio, giusto, era CSKA Gilmour versus Paris Saint-Germain, calcio AC. In quel CSKA schiera Ercambiale, Smascellone, André 3000 dal posto del Gengiva, Varechina. Scusa, ferma, giusto, che simpa la Bresaola, giusto, grazie tantissimo. Stiamo parlando della travisata Certo. E Chris Martin, l'asso della squadra che ha problemi di solipsismo calcistico, vittima del suo esasperato individualismo. Martin non segue gli schemi anche i più elementari. Gilmour lo invita a marcare la pulce, Messi. Ma lui, totalmente incurante alle indicazioni della panchina, sta sempre altrove. Il Varchina si lamenta, mister, ma Martin non marca, gli dica qualcosa lei. Che gli vuoi dire? Ormai me ne sono fatto una ragione. Nel frattempo Messi, lasciato solo, segna 4 gol in 4 minuti. Strano, non da lui, no? E André 3000 commenta: 1, 2, 3, 4, and vedi, Leo Messi è rapido. 1, 2, 3, ed era lì, non ce ne siamo mai accorti. Era lì. 1, 2, 3. Vedi, Leo Messi rapido. Ma che cos'è il genio? Andrea Marmiroli, capito? Era lì, bravo. Rage Against the Machine, Testify. Sempre Andrea Marmiroli. Grande, bello. Oh, ok. Ciringhito di Ozuna e Rage Against the Machine, Fabrizio Quagliotti e Rocket siedono al privé intenzionati a sbocciare la bottiglia più pregiata della cantina. Zac Della Rocha, Garçon. Vorremmo assaggiare il vostro vino migliore. Arriva Brianino, Della Rocha lo osserva e dice: quanto ho già visto nell'83 mentre facevi il tenutario di quello che viene giudicato il più pericoloso postribolo del mondo a Faridpur Ratkola, credo che lei mi stia confondendo con qualcun altro piuttosto, certo. Ne sono stato avventore, ma per fare alla carta dei vini, certo. Certo, cosa ci puoi portare? Beh, abbiamo un Mortain Guerrier del 1789. È bellissimo, Mortain Guerrier. Dovrebbero farlo. Del 1789. Che lascia al palato un sentore di frutti rossi, mosto, acetone, sapone liquido fermentato e guarnizione bruciata di moka. Quagliotti, estasiato dalla descrizione, dice: tre magnum. Innova, torna, sboccia e dice: a chi servo? E Della Rocha, indicando Quagliotti, dice: lasciate fa, lui fa l'assaggiatore. Il Mortain Guerrier lo assaggia lui. Bellissima. Gabriele Salamone, Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Questa è molto molto travisata, molto. Ah, sì? Bar Smith. Okay. Sam Smith decide di fare lavorare come nuovo apprendista barista suo fratello Stan, noto scioperato. Certo. Il ragazzo non ha alcuna esperienza, Il ragazzo non ha alcuna esperienza, ma molta voglia di riuscire. Il primo giorno nell'ordine si ustiona con la lanciavapore della macchina del caffè. Fa cadere i tramezzini, li calpesta, poi li rimette sul vassoio. Spolvera di percolato i cornetti. Disegna una cippetta sul caffè latte anziché un cuore. Fa una centrifuga di frutta con la cipolla. A un cliente che paga un caffè con un euro, gli dà un resto di 57 euro. Senza logica proprio così, casuale. Senti, dice Sam Smith, cerca di non fare più danni, sta fermo. L'unica cosa che puoi fare è scaldare il latte col pentolino. Questo è facile, seduto qua non ti muovi. Quando vedi che bolle, spegni. Non ti puoi sbagliare. Dopo 5 minuti vede il fratello addormentato e il pentolino che sta per esplodere e urla: il latte schizza. Schizza. Ma
questo marmidori oggi, bravo. Salamone, salmone. Questo è un salmone, non l'hai visto. Diamo a Salamone quello che è di Salamone. Tra poco torniamo con Previ and the Gibb. And the Gibb. La pioggia mi ricordava. Radio DJ, la trovi anche in podcast. 846 Marra, importante su Radio DJ, non togliamo tempo alle travisate, seconda tranche, hai detto uno dei fratelli Gibb, giusto? Ed è Andy Gibb, scusate, Andy Gibb. Lara Mascitelli è la segnalatrice. Andy Gibb, I just wanna be your everything. Quindi solista. Solista. Ma in quegli anni tutti hanno fatto delle cose singole. Barry, Maurice e Robin fanno un regalo al piccolo Andy, che è più piccolino. Andy, ti abbiamo preso una smart box contenente un viaggio per due persone sul cratere vulcanico di Dallol, dove si trovano stagni d'acqua bollente in Etiopia. Che bello. Sì. Gli altipiani sono bellissimi. È acqua supersalina, iperacida, che preclude ogni forma di vita. Quindi è uno dei posti più inospitali del mondo. Grazie ragazzi. Come se avessi accettato. Quando sarebbe il viaggio domani? Ma non sono attrezzato. Abbiamo pensato noi, ti abbiamo preso lo scafandro, così ti puoi immergere nell'acqua in ospitale. Non credo. Con che chi dovrei andare, visto che per due? Con Tom Jones. No, con Tom Jones non ci voglio andare, perché lui mangia con le mani, non si cambia le mutande, si lava i denti con la spugnetta per i piatti e di notte emette poderose flatulenze. Ma se fai così c'è per queste cose quisquigli. Comunque vi abbiamo scelto la formula matrimoniale you and me. Troppo. E un disperato Andy Gibb risponde: you and me, infami, non ce la posso fare. È stato il duplex del cellulare, diciamo così, del mobile. Poi Stefano D'Angelo, Michael Jackson, Man in the Mirror. Non vorrei dire un'esattezza, ma è la 55esima travisata su Michael Jackson. Ma hai detto un'esattezza, secondo me. Non di più. Mar Adriatico Tour, Michael Jackson ha un day off e cammina nella zona archeologica del parco del Colle del Telegrafo a Pescara, dove sono stati rinvenuti resti di epoca preistorica. Ma lui di tutto questo non gli frega una beata fava, vuole solo limonare Jessica Besozzi, la sciampista dei divi. Guardando negli occhi Jessica le dice: non ti emoziona questo spettacolare, questa spettacolare terrazza dove mare, cielo e terra si fondano e consegnano all'occhio commosso di un turista un panorama mozzafiato che si estende per chilometri sulla costa teatina a sud e verso nord oltre Montesimano. Jessica, donna pratica sbrigativa, dice va al sodo e dice: se mi dici che albero è questo te la smollo qui. Che romanticismo, però. E lui ci aveva messo della poesia in preda al panico della possibilità che sta per profilarsi e non avendo la minima infarinatura che dice: albero di Pescara. Ma che tipo è? Non ha sbagliato, non è albero di Pescara. È bello perché ha anche un'incertezza. Mi sa che non gliela smolla la Besozzi. C'è di meglio. Chiudiamo con i Ferros Brothers. I Ferros Brothers. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. A proposito di diavolo, chiudiamo il cerchio con Rihanna e Umbrella. Ma perché sei così abbattuto? Chiede Gary Cooper a Mick Jagger. Perché ho conosciuto una tipa davvero simpaticissima, in gambissima, mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime. L'ho già sentita. Un sacco di creme dopo sole, ho preso un casino di sole. Hai punciato il pomparolo! No, ma buone possibilità! È interessante davvero, ma perché sei così triste? Perché credo che stia frequentando Tafano. Ci vediamo, le ho detto. Lei mi ha detto: no, devo studiare. Ma se esce con lui, perché non me lo devi dire? Non è un problema per me accettare che ha una storia. Vabbè, senti, dice Gary Cooper, ma chiama. No, certo. E un disperato Jagger risponde: non risponde, non mi scrive. Ma è proprio disperato, ragazzi.
Beh, questa parte si vuole chiamare Servi della Gleba tutta. Bravo Previ, bravi segnalatori. I watched a movie scene, got deja vu, cause the antagonist looked just like you. It's such a pretty thing, but I see right through. You got a dark side, well I got a dark side too. Hey. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 8.53, Machine Gun, Gelly, Jan Dior, Fake Love Don't Last. Detto tutto. Detto sì, tutto, che tutto di seguito. Sempre più complicati sti nomi, eh. Mi ero perso. Continuavo a leggere la flaga, per me la flaga. Grazie a Stella, grazie a Veronica, grazie a Patrizio, grazie a Previ. Torniamo puntuali domani alle 700. Mi raccomando, alle 11 c'è il video fatto dall'ottimo Gecio. L'hai fatto il video, Gecio? Sicuro? Hai spinto rec, sei sicuro? Assolutamente. Hai messo la scheda nuova? È rosso, vedo il rosso. Fai, è rosso. Tutto rosso. Camera, hai fatto control alt cancia adesso, no? No. Ok, va bene. Dai, a domani, grazie da parte di Giorgio, Gabriele e Forio. Fino a Milano, ciao! Cade romantri uno di uno su Radio DJ. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.